Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Allora, iniziamo dicembre. Ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare la partita contro il Barnet. E a fine video precedente dissi: ci sta che qualcosa simulerò. Ecco, direi di simulare subito questa partita qua. La prima, giochiamo in casa. Veniamo da una serie di vittorie e forse magari abbiamo un po', spero, il morale è abbastanza alto e giusto per far sì che la nostra striscia di vittorie possa continuare. Vedremo. 1-0 Rivero sui rigori, intanto, buono. Ecco, 1-1 Akpa Akpro. Ugu, il magico Ugu, 2-1 ci riporta in vantaggio. Beh, mancano 20 minuti, vediamo un po'. Sì, 2-1, bene, quindi iniziamo bene questo video con una vittoria. Non giocata, ma è pur sempre una vittoria. Buono. Seconda partita di campionato, stavolta la gioco, giochiamo fuori casa, quindi in trasferta contro Wycombe. Wycombe che, come vedete la classifica, è una di quelle squadre che può darci noia, quindi questa partita qua sarà molto importante per eventualmente, speriamo, allargare le distanze. Fra l'altro, mentre clicco qua, guardate il Mansfield, che adesso dista solamente un punto da noi, ha perso. No, scusate, ha pareggiato, era 42. Quindi buono, buono. Così, comunque rimane lì, mettiamolo così, anche se non giochiamo in casa, mettiamo quella in trasferta, perché se non ci si capisce nulla. Ok, iniziamo. Tiro Gredi. Così, dopo più o meno 7-8 minuti, Gredi la sblocca di potenza dal nulla. Dico dal nulla perché non credevo sinceramente che quella palla potesse arrivare a Gredi, e tantomeno non pensavo che riuscisse a buttarla dentro così. Bene, 1-0, si sblocca noi. No! Dove va? Dove va Aguilar? Meno male è fuori gioco. Ma non ho, dove cazzo è andato? Mi auguro che aveva fatto sì, perché appunto era fuori gioco e automaticamente il computer dice di fa. E il cavolo ne pareva. Bravo Gredi, tira al volo. Boom, no. Boia, ci avevo creduto lì. Bella palla per Mitchell. Buttala dentro, peccato. Boh, che palla ne aveva dato lì. Ma Yugo al volo. No. È buona, la butterò dentro. Ugu, finalmente 2-0, quasi al 70esimo, meno male. Veramente. È un patimento, se no, perché tanto conoscendomi, se sto 1-0, patisco fino all'ultimo e se mi va proprio male riescono a riequilibrare la partita dell'avversario. Meno male, Ugu la butta là dentro. Vai, Gredi, chiudila definitivamente, ti prego. Ti prego, Gredi. Oh Gredi, 3-0. Ale, vai, giusto. Oh, finalmente, bravo. Ecco, meno male. Comunque bisogna sempre concedere qualcosa, non ci si fa, se no. Ma sta tranquillo. È vero che si è vinto, però fa più pro, vince 3-0 piuttosto che 3-1, no? Finisce così, meno male. 3-0. Un ottimo inizio. Partita vinta con, cioè, la simulata di prima e partita giocata vinta. Buono. E poi guardiamo, a seconda di quello che ha fatto il Mansfield, potremmo essere primi da soli. Dov'è il Mansfield? Non lo vedo, hanno vinto 3-0. Cloro clamorosamente. Niente, siamo sempre secondi, però un punto. Terza partita, giochiamo sempre in trasferta contro lo Steven Age, credo si pronuncia così. Vediamo un po' come siamo messi a livello di condizione. No, botti male, bene. Via, iniziamo. Buona che siete. C'è nessuno nel mezzo. Perché l'ho tirata alta? Perché l'ho messa alta? L'ho potuto mettere tranquillamente. Raso terra. Un'occasione sciupata. Peccato. Poi Ogredino. No, Ogredino sembra cretino. Quindi Ogredi. Basta, non lo chiamerò più così. Spero non mi venga. Comunque niente, fuori. Attenzione angolo. Sempre no, niente. Finito tutto. Riveros, mi fido di te. Fatti 1-0 Riveros al 35esimo, la sblocca lui e andiamo. Addio. Meno male non ha beccato la porta. Meno male. Mamma mia, che gol si è sferrato Riveros. Boia, se entrava era un discreto go.
Vai, Ugu, buttala dentro! Ancora Ugu! Ale, dico ancora no, che questo è il tuo livello, ma perché quasi tutte le partite fa sempre Ugu. Ale. Fai Ciccio Credi va bene. 3-0! E andiamo, di partita chiusa, dai. Boom! Aguilar la prende. Rivero 4-0, poker 5 Ogreni 5-0, 87. Attenzione ancora Ogreni, ancora Ogreni 6-0, mamma mia partita. Bella, ci è sembrato bene. Però diciamo una partita abbastanza, direi, a senso unico. Finisce così, direi vittoria clamorosa, netto 6-0, però voglio essere sincero, diciamo, per come sono andate le osse, non è stata una partita per me divertente, cioè è vero, sì, ho fatto 6 gol, però io preferisco sempre le partite magari più tirate piuttosto che così, ho vinto agilmente, nel senso, niente di difficile, ecco. Allora, quarta partita del video, dato che siamo, cioè giochiamo in casa, siamo messi abbastanza bene in classifica, ovvero siamo a un punto alla prima, siamo secondi, siamo soli da soli, abbiamo la bellezza di 4 punti dalla terza e 6 punti dalla quarta, mi concedete di giocarla, anzi di non giocare, di simularla, grazie, che siete di norma, l'ho pigiato, siamo bene, Caicedo, buono. Tra l'altro è stato ammonito Di Maio, che dovrebbe essere uno dei nostri ex a giro per l'Inghilterra e nel mondo. Ogreni 2-0, pigio il triangolo, si fa primo 2-1, attenzione, all'88esimo, meno male. Comunque bene così, 4 su 4 per quanto riguarda questo video, dico a livello di vittoria. Oh, addirittura siamo primi, Mansfield ha pareggiato, noi abbiamo vinto. Bene, 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 via. Avviamoci verso l'ultima partita di questo mese. E chiaramente del video, insomma, vabbè, abbiamo, siamo arrivati. O addirittura poi c'è un'altra partita dopo 2 giorni. Mamma mia, 2 settimane e 4 partite. Un'altra volta in casa. Dai, la simulo, dai. Un mio sata. Arriva anche a calciomercato. Anche se magari può un compromesso perché non c'è una lira. Non vedo da arrivarci, dai. Speriamo bene. Contro il Colchester, dai, speriamo bene. Ui, perché sono pessimista? Infatti, ecco, 1-0. Accidenti a me, accidenti. No, 1-1, Caicedo, ancora una volta. Binnon Williams, 2-1, abbiamo riportato il risultato. Guardiamo di tenerlo. Vai, 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 e andiamo con la chiusa. Bene, 5 su 5, incredibile. Lo so, è vero, ho simulato 3 partite e giocate 2, non è bello, sono d'accordo. Però vi dico che, sarò sincero, se avessimo giocato fuori casa in trasferta l'avrei giocata. In casa contro il Colchester, che è nettamente più basso in classifica, cioè 8º. Ora non so quant'era, comunque era. La verità, pensavo fosse più basso, Il Crivi lo sapevo. Colchester pensavo fosse più o meno a metà classifica. Ho detto, vabbè, la simulo, dai. Insomma, ci è andata bene. Quindi niente, alleno giocatori, arrivo, ormai arriviamoci insieme al 1º gennaio. Non può essere qualcuno, no. Ho fatto solo Ugu, così, tanto per, diventato 65. Se Segnon si dimostra comunque uno abbastanza veloce nel salire, anche se chiaramente l'alleno anche. Comunque, arriviamo alla prima partita di gennaio, quando vado ad andare. Bello, non ci contro nessuno. Ah no, sta caricando, ok. Che c'è anche, come vedete, aumentate anche le notifiche, sono aumentate. Quindi mi fermo qua. Allora, iniziato il calciomercato. Vabbè, chiaramente direi proprio iniziare dopo questa partita qua, almeno per quanto riguarda eventuali trattative, lo farò iniziare dopo questa partita qua. E niente, guardiamo un po' come siamo messi, in realtà lo so, ma si riguarda. 25 partite giocate, 54 punti, siamo soli da primi. Siamo seguiti dal Mansfield, che finalmente abbiamo superato, che dista solamente 1 punto da noi, quindi comunque è sempre appicciato. Poi, a ben 7 punti di stacco, abbiamo il Luton Town, che è 3º,
e poi addirittura a 10 punti la quarta squadra, che non so se siamo così, che io non ho Notts County, ma non siamo così, quindi io quarta squadra, poi c'è Wycombe a quinta a 43 e Cambridge United a 42, quindi siamo messi direi molto molto bene, perché tanto l'obiettivo nostro rimane quello della promozione, indipendentemente poi da come ci andiamo. Se arriviamo prima ben venga, eh. Sì, decisamente. Comunque, arrivando alle conclusioni, questo è quanto, come vi ho detto. E niente, vi aspetto nel prossimo video, nel quale appunto, come ho detto prima, inizieremo il calciomercato. Non so cosa ne verrà fuori, perché veramente guardavo proprio prima come siamo messi a livello di soldi, siamo messi veramente di merda, detto papale papale, anche perché fra l'altro dobbiamo anche un po' rinforzarci, se non erro ho venduto due difensori centrali, ora è vero che alla fine non è che avessi chissà quanto e sono facilmente sostituibili, il problema è che non c'ho veramente una lira, quindi boh, vedremo un po' cosa succederà, ci sta che poi alla fine non ci saranno diciamo, diciamo movimenti, ecco, spero eventualmente rivende qualcuno che possa poi permettermi di rinforzare la squadra, però non lo so, tutto da vedere. Sono molto pessimista, vi dico la verità, però mi garba uguale arrivare al calciomercato. Vi ho detto questo, niente, ci vediamo appunto al prossimo video nel quale inizieremo a generare di conseguenza il mercato. Speriamo bene e niente. Prima di lasciare vi ricordo di mettere barra fare se volete le solite tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video, in particolare questi di questa serie qua. Comunque, niente, prima di dirvi ciao, ho visto che Paris Saint-Germain ha preso Henderson, ha preso Asensio, e sì, anche noi prenderemo giocatori di questo calibro. Vi aspetto, ciao!